edizione straordinaria del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere subito un like al video e vi ricordo anche di iscrivervi a DNA Sorrentino TV se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella, perché come avete potuto vedere in qualsiasi momento può arrivare una notizia interessante, ma tale da stare sempre aggiornati riguardo del mondo Milan. La notizia di cui oggi appunto parliamo è il ritiro della causa intentata da Blue Sky ad Elliott. Doveva esserci oggi la prima udienza, già alcuni giornali avevano prospettato tragedie nel Milan, con addirittura penalizzazione in campionato, con multe eccetera, stamani mattina, fra cui Mondo Calcio News. In realtà gli avvocati di Blue Sky hanno deciso di ritirare la denuncia, in quanto si sono accertati la denuncia così fatta non aveva senso, in quanto ormai il 31 agosto era avvenuta la cessione di Elliott a Red Verde. Di conseguenza non era possibile un ricorso in base a queste motivazioni. Quindi questo certifica il passaggio senza più nessun problema da società da Elliott a Red Verde. Rimane un procedimento aperto di Blue Sky verso Elliott, però che riguarda un pegno fra le due società, ma non riguarda il Milan, quindi il Milan in questo caso è esente, non c'entrerà più niente per quanto riguarda eventuali problematiche nel passaggio della società, quindi questo è molto importante. Una cosa che è venuta fuori in base a questo ricorso fatto appunto da Blue Sky riguarda il vecchio proprietario del Milan, Yonggong Lee. Yonggong Lee, come molti di voi sapranno, ha fatto causa ad Elliott in base al passaggio della società da Yonggong Lee a Elliott. E per questo ha fatto probabilmente ha chiesto un sequestro di 364 milioni, 364 milioni di euro di Elliott, a garanzia della causa in atto. Questa è la relazione al passaggio tra Yonggong Lee ed Elliott nel 2018. Vi ricordate che Yonggong Lee non pagò una tranche del debito di 320 milioni di euro che aveva nei confronti di Elliott, in quanto aveva preso un prestito per poter comprare il Milan, una tranche di 34 milioni, non la pagò nei termini, e quindi la società Milan passò ad Elliott. Ebbene, la richiesta viene fatta da Rossoneri Sport Investment, che è una società di Hong Kong. Il nome di riferimento però il proprietario non è Yonggong Lee, ma risulta un certo Mr. Lee Sui Ar. Nome a noi sconosciuto, che in base ad alcune ricerche che ha fatto Calcio e Finanza risulterebbe poi in realtà lo stesso Yonggong Lee. Quindi una curiosità che ci fa capire il personaggio Yonggong Lee, il personaggio a cui il presidente Berlusconi aveva affidato il destino del Milan, con le promesse di darlo a una persona molto affidabile. Infatti abbiamo visto cosa è successo. Comunque questa ormai è storia passata, fortunatamente. La cosa importante è che non ci sono più problemi per quanto riguarda il passaggio della società tra Elliott e Red Bird, quindi questa è la cosa importante. Mi sembrava giusto farvelo sapere in tempo reale. Quindi per il momento abbiamo concluso qui anche questa edizione speciale di Il Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo quindi di mettere un like al video e vi ricordo anche di iscrivervi a DNA Rossonero TV se ancora non l'avete fatto, e attivate la campanella. Ciao a tutti, ci vediamo domani alla solita ora 14:30, Il Calcio Secondo Giovanni. Ciao e buona serata e forza Milan. Thank you.